Ciao ragazzi e benvenuti alla prima lezione online di portamento della Fashion Concept. Io mi chiamo Marina e sono la vostra insegnante online per questo momento. Oggi daremo delle lezioni di portamento, ma soprattutto diremo, diciamo, delle piccole pillole, quindi daremo dei piccoli flash sulle cose da fare e non fare durante una passerella. Sono cose molto importanti che vi dovete ricordare, soprattutto a voi che volete iniziare un corso di portamento e che un domani volete diventare appunto una modella di passerella. E iniziamo subito. Ci sono delle cose, per esempio, molto importanti. Quando noi iniziamo un corso, diciamo per esempio il look, e poi lo vedremo, come una modella o comunque una professionista si vuole approcciare a un corso e vuole mantenere un look adatto per fare le lezioni di portamento. L'equilibrio e la condivisione degli spazi, cosa importantissima, mi raccomando. Sono le cose basilari proprio per poi lavorare. Inizieremo con delle scarpe basse, perché la maggior parte delle persone, per esempio, mi chiedono: ma io non so camminare sui tacchi. Però in realtà quello è un fatto di equilibrio e poi lo vedremo. Quindi inizieremo con le scarpe basse e poi vedremo man mano come fare e vi seguirò da vicino in tutte le lezioni. Allora, benvenuti alla nostra lezione. Come abbiamo detto, questa è il primo modulo, diciamo, della nostra lezione. In questo caso le modelle che vedete, Martina e Anastasia, ci aiuteranno. Ciao, sono Martina, ho 22 anni e sono nella Fashion Concept da 2 anni. Potete seguirmi sul mio account Instagram martina-massi oppure sul canale YouTube Fashion Concept Channel e attivare la campanella per ricevere tutti i video che pubblicheranno. Questa mattina siamo qui in agenzia con l'insegnante di portamento Marina Furegon per prepararci alle sfilate di Alta Roma che si svolgeranno a febbraio e abbiamo preparato per voi dei video in modo che anche da casa potete prepararvi a diventare delle fashion model e ad intraprendere il mondo della moda per chi fosse interessato. Ciao, sono Anastasia, modella della Fashion Concept. Potete seguirmi su Instagram, Anastasia Vavilina con 2 A alla fine. Oggi siamo qui in agenzia con la nostra insegnante di portamento Marina Furegon per prepararci alle sfilate di moda che si stanno avvicinando sempre di più. Abbiamo fatto questo video per aiutare voi a casa a intraprendere questo percorso da modelli e per appunto aiutarvi a migliorare nella camminata e nel portamento. Allora, avevamo detto abbigliamento. Vedete benissimo che le ragazze hanno dei leggings neri e una maglietta a maniche lunghe, in questo caso potrebbe essere anche a maniche corte, nera. Questo perché quando fate la vostra lezione a casa di portamento e poi magari vi filmate e vi rivedete, mi raccomando, non vi mettete un abbigliamento troppo ampio. Questo per far sì che potete rivedere anche i vostri movimenti una volta in camera. Allora, possiamo iniziare, facciamo una piccola passerella con le scarpe. Come vedete, iniziamo con delle scarpe basse. Allora, Martina ha delle scarpe da ginnastica, invece Anastasia delle ballerine. Vediamo un attimo come si inizia e vedremo poi piano piano come modificare il nostro passo. Prego. Allora, in questo caso loro hanno fatto una piccola camminata e tutti pensano, quello che dicevo all'inizio, che i tacchi siano, diciamo, il vero ostacolo della passerella, ma bisogna ricordarsi una cosa: quando si cammina in passerella con una scarpa bassa e poi vedremo magari anche scalze, l'importante è non alzare troppo la suola della scarpa. Allora, io mi metterò al centro e vi faccio vedere anche questa cosa. Il movimento sbagliato è questo. Quindi camminare con una punta in su. Allora, non deve essere né un passo troppo steso, ovviamente, ma deve essere un passo bilanciato. Fatto in maniera regolare.
Bisogna provare e riprovare con le scarpe basse. Questo è veramente il primo passo per poi inoltrarci nel mondo dei tacchi e della passerella, ovviamente della moda. Allora, adesso stesso esercizio, ma in coppia, diventa sempre più difficile, anche se poi quando facciamo le lezioni vedo sempre che tutti sono molto più sollevati perché lo fanno a coppia, quindi diranno se sbaglia lei sbaglio anch'io e quindi magari non si vede troppo l'errore. Lo sbaglio in questa occasione qual è? Sempre lo stesso, condividere lo spazio. Allora, bisogna ricordarsi una cosa, ragazzi, la cosa importantissima, quando si è in passerella si possono avere magari degli abiti un po' ingombranti, nel senso che sono degli abiti molto ampi, specialmente quando facciamo magari gli abiti da sposa o gli abiti da sera, o magari delle creazioni particolari. Quindi questo fa in modo tale da dover dividere lo spazio che si ha. E molte volte questa cosa, specialmente all'inizio, ovviamente, quando non si ha l'esperienza, viene sottovalutata. È invece una cosa molto importante. Se noi rispettiamo lo spazio, un po' come quando andiamo in macchina, dobbiamo rispettare le varie corsie, avremo lo spazio disponibile per lavorare in maniera libera, ma soprattutto per far sì che i nostri abiti vengano visti in maniera migliore. Adesso le ragazze usciranno sempre dal nostro backstage virtuale e si posizioneranno e sfileranno in maniera molto, diciamo, molto breve qui nella nostra pedana, e si posizioneranno con un piccolo stop e vedremo come condivideranno il loro spazio. Ok, diciamo che questa è la distanza in una passerella che non è troppo ampia, quindi questa distanza però ci permette già di avere un vestito, magari se appunto Martina avesse un vestito molto più ampio, di poterlo gestire bene, e la stessa cosa Anastasia. Quindi diciamo che questo è uno spazio ottimo che si può ricostruire magari anche appunto a casa facendo la vostra passerella.